Oggi raggiungeremo uno dei punti più panoramici della montagna pordenonese, ossia la cima della Val Calda. Cima Val Calda Sud, partendo da Matan, un percorso assai impegnativo, una salita di 1600 di dislivello, assai verticale, una traccia abbastanza visibile ma non ben conservata, è utile avere un satellitare. Intendevamo compiere un anello di cresta, ma ci è risultato impraticabile il tratto tra la cima sud e la cima nord nei pressi della Forcella, per un tratto troppo esposto. Cima Val Calda, bellissima appunto panoramico, e abbiamo scelto la via più lunga e più difficile, chiaramente la salita da Forchia, dalla Forchia e quindi dalla Forcella, dal Passo Rest è più agevole. Passato Tramonti di sopra, presso l'abitato di Maleon, subito dopo l'abitato di Maleon troviamo questo spiazzo dove poter lasciare la macchina. All'inizio del sentiero è un centinaio di metri qua davanti. Sono proprio 100 metri, nei pressi della prima curva, troviamo qui l'inizio del nostro sentiero. Ben evidente. Perdiamo qualche decina di metri in discesa ed arriviamo nei pressi di questo bel ponte di pietra. Davvero notevole. Arriviamo nei pressi dei ruderi di Casera di Plan di Macan, eccoli qua, dove incontriamo le tracce del sentiero CAI 829. Casera, eccola qua. Abbastanza diroccata. Poco dopo i ruderi arriviamo al bivio. Siamo diretti al Fontanon dal Tof e qua abbiamo il bivio. In lontananza Tramonti, siamo saliti, abbiamo compiuto il primo chilometro con un po' di saliscendi. Arriviamo ad un bivio, vediamo segnato Fontanon dal Tof sulla destra, però il segnavia CAI proseguono qua a sinistra, quindi ci teniamo sulla traccia di sinistra. Sulla destra una grande cascata. Abbiamo percorso 2 chilometri, arriviamo qua di questo pozzo, un gocciolatoio da cui possiamo raccogliere acqua, e qua nei paraggi è segnata la presenza di una grotta. Abbiamo fin qui percorso 2,4 chilometri, sentiero in buone condizioni. Qua giungiamo al bivio tra il CAI 829 e il CAI 801, da cui più tardi intendiamo scendere. Ora proseguiamo, quello di prima era il Fontanon dei Tof, che sulla mappa sembra essere segnato in modo erroneo. Andiamo a attraversare il greto asciutto di questo torrente e riprendiamo la percorrenza dall'altro lato. Siamo giunti al terzo chilometro, in effetti dopo l'attraversamento del greto del torrente la pendenza si è fatta nettamente più impegnativa, la traccia un po' più flebile, benché sempre presente. Ora siamo a quota 760. Salita davvero impegnativa, traccia assai flebile, fortuna e segnavia ci hanno guidati. Bella vista sulla Val Tramontina, illuminata a Maleon.
andiamo a concludere il quarto chilometro, un chilometro terribile, davvero impegnativo. Siamo saliti di 400 metri, quindi una pendenza media del 40%, traccia non sempre visibile, se non fosse per i segnavia tutto sommato abbastanza frequenti, visibili, e la traccia del satellitare, difficilmente avremmo trovato la traccia, che come vedete non è molto evidente. Obla. Proseguiamo oltre. Bellissimo tratto di cresta, dobbiamo raggiungere quei prati lassù dove deve essere la casera, sulla nostra sinistra la cima del Monte Rest. Il quarto chilometro ci è sembrato un po' più facile e bello, anche se per un breve tratto ci siamo persi per una caduta di alberi. Abbiamo circumnavigato e ritrovato poi la traccia. In effetti, scendendo, troviamo che la traccia passava proprio all'interno della canalina che abbiamo evitato e che prima siamo passati di là. È un po' franato qualche albero, ma è ben transitabile. Ecco, qui c'è un po' di caduta di alberi, il sentiero proprio andrebbe dentro lì, volendo si può anche andare, oppure si passa subito qua a sinistra e ci si ributta nella canalina, dove insomma si passa tranquillamente. Andiamo a concludere il quarto chilometro, siamo usciti dal bosco, un chilometro in cui siamo saliti di 320 metri, quindi una pendenza media del 32%, migliorato rispetto al precedente che in assoluto è il più difficile, però comunque presenta un breve tratto all'interno di una valletta in cui, essendo caduti degli alberi, bisogna circumnavigare e quindi si perdono le fondamentali segnavia del CAI, che sono davvero utili per trovare la traccia. Quindi sarà importante avere con sé anche una traccia di satellitare da caricare sul proprio cellulare o sul proprio satellitare. La traccia è disponibile sul sito curaticonstile.it. Per la cronaca, questi due ultimi chilometri li abbiamo percorsi in 40 minuti e 35 rispettivamente. Notevole la vista sul Monte Rest qua alla sinistra e sulla Val Tramontina. Proseguiamo lungo prati, non dovrei mancare molto alla casera. In lontananza vediamo la Forchia, da cui si scende a Socchieve e subito sulla sinistra i ruderi della casera della Forchia. Un sentiero scende appunto dalla casera e percorre la valle per rientrare, invece il sentiero Ursula Nagel, che faremo rientro dopo aver fatto la cresta qui della cima di Valcalda, scende tra i prati e il bosco e riprenderemo quello per rientrare poi alla base. Un muretto di pietra lascia intuire che la casera non dovrebbe essere lontana. Giornata davvero bellissima, speriamo che le nubi restino lontane. Ed eccola qua, casera Soparait. C'è la Monte Rest. Assai diroccata, ma proprio uno deve essere disperato per dormire qua. Posizione davvero straordinaria, ma un po' deludente come casera. Abbiamo un ricovero di straemergenza. Ora continuiamo e seguendo questa cresta puntiamo alla cima della Valcalda, che è questa qua sopra di noi. Per la cronaca, arrivare alla casera ci abbiamo messo 2 ore e mezza.
percorriamo agevolmente la cresta, non esiste una traccia, seguiamo la traccia della grande bellezza che ci condurrà appunto qui sulla cima della Val Calda. Salto impressionante, noi ci deteniamo qua sulla comoda cresta, vediamo un paletto segnavia CAI. Spettacolo, in lontananza la piramide della cima del Duranno. Salita assai impegnativa su prati. Lenta ma inesorabile la nostra salita, siamo arrivati a 6 km. Impressionanti i salti della parete sud della cima Val Calda. Quota 1800, rarissimi sono i segnavia del CAI, è pressoché invisibile la traccia che va seguita un po' ad intuito. In sostanza nella prima parte il sentiero segue la cresta, non ci sono segnavie che però per fortuna compaiono nella parte più alta, eccoli qua, dove il sentiero si sposta più verso l'interno. Ecco l'ultima cengia che ormai ci porta in cima. Ed ecco gli ultimi metri, dovremmo esserci. Cima della Val Calda, spettacolo degli spettacoli, la Carnia. Siamo al confine tra la provincia di Pordenone e di Udine. Qua davanti a noi il Monte Rest. Eccola lì la cima. Ed in 3 ore e un quarto, dopo una notevole fatica, siamo saliti di 1450 metri, ma abbiamo raggiunto la cima della Val Calda. 1908 metri, un punto panoramico davvero straordinario. Giornata semifosca, in lontananza vediamo il mare, il tagliamento, che spettacolo. Ecco laggiù in lontananza il riflesso del tagliamento e ancora più lontano il mare, tutta la pianura friulana, Trieste. Un bellissimo sentiero di cresta, probabilmente scende a Casera Teglara, panorama davvero notevole, bellissima giornata, sotto di noi illuminato, ma le onde qui siamo partite. Dalla cima sud andiamo verso la cima nord, seguiamo questo tratto di cresta, scendiamo e dirigiamo verso questa forcelletta da cui dovremo salire sulla Val Calda nord. Siamo arrivati qua di questa forcellina, attenzione qua un tratto decisamente esposto, dobbiamo fare questo tratto e arrivare là in cima. Non sembra molto semplice. Abbiamo meditato su questo passaggio, ci sembra davvero esposto e preferiamo tornare indietro per la strada che abbiamo fatto l'andata.